E dunque, prima di proseguire con le altre notizie, lo dicevamo in apertura, torniamo alla notizia di questi minuti che sta dilagando anche sui social. Che cosa sta accadendo giù al porto? Vedete già le immagini, ancorché scure, ma vedete la sagoma della nave Medmar, dalla parte superiore dovrebbe esserci questa coltre di fumo che si sta innalzando. Vediamo con Claudio Iacono allora che cosa sta succedendo, Claudio. È successo Amedeo che intorno alle 19:45, poco prima delle 8, si è alzata questa colonna di fumo dal tetto, in pratica dal ponte superiore, il ponte più alto del traghetto Quirino della Medmar. Si è alzata questa colonna di fumo. E non ci sono feriti, innanzitutto la notizia più importante, non ci sono danni particolari ad altre cose, ovviamente si sta cercando, li vedete, i vigili del fuoco sul ponte superiore del traghetto che stanno cercando innanzitutto di spegnere quelle che sono le fiamme, non ci sono delle fiamme vere e proprie, però vedete che il fumo, anche quando siamo andati via in pratica da lì circa 10 minuti fa, c'era ancora del fumo che si alzava, c'erano i vigili del fuoco che si stavano portando sul posto per spegnere tutto. Sul traghetto non ci sono ovviamente uomini dell'equipaggio, il traghetto era spento, non era in funzione, quindi si sta cercando di capire. Ovviamente le indagini sono in carico della Guardia Costiera, essendo il problema a bordo di una nave. Li vedete, gli uomini della Guardia Costiera col giubbetto catarifrangente, dovrebbe essere quello proprio il comandante cipresso del circomare di Ischia, presenti sia la polizia che i carabinieri. Abbiamo cercato in qualche modo di capire, anche attraverso la presenza di alcuni importanti rappresentanti della Medmar, che non citiamo, forse se ne può vedere qualcuno nelle immagini. Abbiamo cercato di capire se ci fossero già delle ipotesi alla base di questo problema che si è sviluppato a bordo del traghetto. Ebbene, al momento ovviamente le bocche sono cucite, staremo a vedere nei prossimi giorni quelle che saranno le risultanze delle indagini della Guardia Costiera. Vedete proprio i vigili del fuoco che si stanno preparando a portare i vari idranti sopra il ponte superiore del traghetto per andare sul posto a spegnere quelle che sono le fiamme, per così dire, quella che è la combustione in atto, per cercare di rimettere tutto in sicurezza. Non è dato ovviamente sapere da che punto si sarebbero potute sprigionare le eventuali fiamme, se di incendio si può parlare, se di scintilla ci può essere stato in un quadro elettrico o in un qualche altro punto della nave così estesa. Allora, alcuni testimoni ci hanno raccontato di aver visto ad un certo punto anche delle fiamme, però più delle fiammate che delle fiamme stabili vere e proprie. Hanno visto più che altro del fumo. Sulle ipotesi, le bocche sono cucite, ma è facile immaginare una qualche disfunzione elettrica, no? Però ovviamente si tratta di ipotesi. Ripeto, siamo andati via mentre per farvi vedere le immagini, per portare le immagini al telegiornale, ma i vigili del fuoco erano ancora al lavoro, stavano ancora spegnendo, quindi probabilmente solo dopo che tutta l'area sarà stata messa in sicurezza si potranno fare ulteriori rilievi per chiarificare tutta questa situazione. L'importante, Claudio, è dunque chiudere con la notizia che praticamente il mezzo era fermo, era ormeggiato, non era in esercizio, quindi non ci sono problemi a persone che eventualmente potessero essere a bordo, eccetera. Quindi non era né partito né Assolutamente, tornato. solo un attacco di panico di un uomo con la divisa della Medmar, che però è stato prontamente soccorso, era perfettamente cosciente, era provato, insomma, da questa esperienza, una grande paura, ma fortunatamente niente di più.